E aggiungo i ringraziamenti. Sì, l'obiettivo è che il 2023 è stato un anno molto positivo come investimenti sulle infrastrutture pubbliche, quindi RFI, FS, ANAS. Il 2024 può essere l'anno record. Record di cantieri in Italia, che vuol dire record di posti di lavoro, record di progetti, di finanziamenti, di sicurezza, di appalti, di velocità. La Toscana ovviamente sarà a tutto titolo parte integrante. Ricordo l'avvio dei lavori per un'opera di ingegneria artistica come il passante di Firenze, 7 chilometri sotto una città straordinaria. Però come strade, settimana scorsa abbiamo fatto il tavolo sulla Tirrenica, l'autostrada che non c'è, al posto dell'isola che non c'è di Bennato. Però c'è un progetto, l'abbiamo recuperato, lo stiamo valorizzando, vediamo per lotti per unire la parte sud della Toscana con Lazio, altra zona turistica spettacolare. E quindi oggi ci tengo, perché a Montecatini sono venuto più di una volta, può ambire a essere una città straordinaria come era. Io ringrazio la comunità nel suo insieme, perché l'ho visto in questo anno e poco più al governo. Ovviamente gli interventi infrastrutturali non nascono solo per volontà, passione e competenza del sindaco, però, lo diceva lui, se non c'è una comunità economica, commerciale, culturale, associativa che spinge, che accompagna, evidentemente è difficile. Quindi ve la siete conquistata, ve la siete meritata. Per me è un bel giovedì. Sono partito stamattina presto da stazione Termini col Frecciarossa, che è arrivato perfettamente puntuale a Bologna, e poi in macchina fino a Sasso Marconi, dove abbiamo inaugurato un nuovo ponte riaperto che è tornato a unire le comunità su quel versante della montagna bolognese. Poi ovviamente anche lì richieste di interventi autostradali, stradali e ferroviari, poi in macchina a Montecatini, quindi conto che questo sia l'inizio di un percorso virtuoso. Leggevo le cronache, ovviamente qualche problema che non è pistoiese ma è italiano, di necessità di maggior sicurezza, fondamentale, non è un capriccio, non è un vezzo. Vedo di fianco a me un ragazzo con la divisa di FS Security, è qualcosa in cui crediamo. FS Security è una realtà già oggi operativa e presente, che però stiamo lavorando perché arrivi a 1500 donne e uomini che portino sicurezza nelle stazioni e sui treni, per il personale che ci lavora e per i passeggeri e i pendolari, perché il diritto alla sicurezza è il diritto alla vita, è il diritto alla libertà. Qua possiamo farne 18 di fontane, è chiaro che però superate le 18 fontane artistiche, fai 200 metri e diciamo c'è un contesto non sempre all'altezza del luogo, quindi è chiaro che i problemi vanno accompagnati, capiti, diluiti, condivisi. Però sono contento, è un bel 21 di dicembre. Ringrazio RFI perché sta cercando di unire il paese. Noi abbiamo visitato, uscendo dalla Toscana, l'alta velocità fra Brescia, Verona e Vicenza, l'alta velocità fra Roma, Napoli e Bari, i lavori per la Salerno-Reggio Calabria piuttosto che per il ponte sullo stretto di Messina. A proposito di alta velocità, ci tengo a ribadirlo, visto che c'è un dibattito toscano, calabrese, campano, umbro, piemontese, le scelte sono e saranno sempre tecniche. Non farò mai fermate dell'alta velocità per amicizia o per logiche o valutazioni che non siano esclusivamente tecniche. È chiaro che a tutti fa comodo la fermata dell'alta velocità per sviluppare, però se io faccio 58 fermate dell'alta velocità, l'alta velocità finisce di essere alta velocità, non occorre. E quindi so che ad esempio ero in Piemonte, ero a Chiomonte per i lavori TAV sul fronte italiano, e c'erano diversi sindaci che chiedevano qualche fermata in più in Piemonte, dal loro punto di vista in maniera assolutamente ragionevole, piuttosto che in Veneto. Qua c'è il dibattito, Arezzo, Siena, Perugia, piuttosto che in Calabria dove è in corso la progettazione. Tiriamo dritti sulla Tirrenica, no? Passiamo per Cosenza, no? Giriamo un pochino più a sinistra. Ecco, le scelte verranno prese su valutazioni esclusivamente tecniche di convenienza, non partitica.
ma per i cittadini, e quindi che gli animatori del dibattito sappiano che non sarà il ministro mai a dire il treno sa da fermare qua. Non so se in passato, ma ecco, magari a qualcuno può venire il dubbio, non a me, io sono sempre in buona fede, magari a qualcuno in passato è venuto il dubbio che qualche valutazione sia stata fatta non esclusivamente su dati tecnico-scientifico-trasportistici. Siamo nel 2023, quindi il treno si ferma laddove si ferma, se c'è il carico necessario perché si fermi. Io avrei solo convenienza a promettere una fermata dell'alta velocità ogni 5 chilometri. Voi capite che sarebbe per i cittadini, evidentemente. Stiamo lavorando per invece la connessione. E io lo prendo spesso Milano-Roma facendo avanti e indietro. È chiaro che l'obiettivo, e ne parlavo con Musk, se vuole essere un posto di lavoro, se l'alternativa fra il treno e l'aereo, prendo il treno perché almeno in treno lavoro e devo essere connesso per 3 ore, però non posso ripetere per 18 volte una telefonata perché cade per 18 volte la linea. Quindi questa, la connessione infrastrutturale, ma anche su, è qualcosa su cui stiamo ragionando. Conto che nei prossimi mesi si vada avanti. Grazie, non la faccio lunga, e questa penso che sia una delle città più belle, che merita, come tante altre città di questa straordinaria Toscana, tanta attenzione, e quindi torneremo, perché mi piace non solo presentare il progetto che mi ha assolutamente incuriosito, perché è vero che non è solo un architetto Mazzoni, veramente l'Italia sta riscoprendo delle opere d'arte. Uno quando parla di infrastrutture è difficile unire l'infrastruttura ferroviaria o stradale all'arte, e invece noi abbiamo presentato settimana scorsa a Roma un libro sui ponti nella storia in Italia e nel mondo, e ci sono dei ponti che sono delle opere d'arte, che sono raffigurati nei quadri, nei principali musei, nella fotografia, nella musica, nel cinema, e quindi io penso che questo possa tornare a essere un luogo di bellezza, di lavoro, di business, di salute, di cultura. Ho parlato anche troppo, non dovete ringraziare, ecco, l'unica cosa, l'ho detto anche ai sindaci che c'erano prima nel bolognese, grazie al ministro per esserci, non è una mia passione o un mio passatempo, è il mio lavoro. Sarebbe un problema se non ci fossi e se non seguissi i cantieri, quindi lo faccio per dovere, ma anche per piacere, perché quando hai la fortuna di unire la tua passione che diventa il tuo lavoro, sei veramente una donna o un uomo fortunato. Io devo ringraziare il buon Dio e gli italiani, perché quello che faccio mi piace così tanto che non mi pesa. Quindi grazie e buon viaggio a tutti. Viva Montegatini e viva RFI e viva la Toscana.